Nella città di Norcia, devastata dal terremoto del 30 ottobre, molti gatti sono rimasti nelle case inagibili. Sono i vigili del fuoco a recuperare in queste ore gli animali domestici. In tutto sono 5.000 quelli ricoverati nelle tendopoli e negli alberghi insieme ai loro padroni. Intanto operativo a Norcia il punto veterinario avanzato dell'Ente Nazionale Protezione Animali, da dove i veterinari e i volontari di EMPA sono impegnati nelle operazioni di soccorso agli animali, d'intesa con i vigili del fuoco. Sul posto sono presenti le unità di intervento nazionali di EMPA, le sezioni di Teramo, Terni, Perugia, Roma, Manfredonia, Rimini, Meldola, Amatrice. In queste ore l'emergenza principale riguarda cani e gatti e gli altri pet, che in seguito alla fuga precipitosa dei loro proprietari, quali in molti casi non sono potuti tornare nelle loro case, sono rimasti all'interno delle case stesse pericolanti o parzialmente crollate e che si cerca di recuperare posizionando gabbie e trappola in prossimità delle abitazioni. In poche ore tra cani e gatti sono una ventina gli animali recuperati dai vigili del fuoco, gli unici ad avere accesso alla zona rossa e portati al punto veterinario avanzato. 4 di loro sono stati restituiti ai loro proprietari, mentre i vigili del fuoco sono impegnati anche nel soccorso di cani e gatti rimasti chiusi nel centro storico di Norcia e degli altri centri colpiti dal sisma. C'è allarme anche per gli animali da reddito che abitano le campagne.